Ciao a tutti ragazzi e buon lunedì, buon inizio di settimana. Oggi diventa importante parlare di quello che accadrà nei prossimi 7 giorni perché finalmente, lasciatemelo dire, nonostante la pausa nazionale che doveva portarci al mondiale e che purtroppo non ci porterà al mondiale, bensì ci porterà a nulla, a un novembre-dicembre quando verranno disputati i mondiali di tristezza e depressione mentre interromperemo la Serie A per guardare quegli altri che giocano la Coppa del Mondo, il campionato più difficile in assoluto, quello che tutti sognano da bambini, e anche la settimana che ci riporta a Juventus-Inter, quindi il ritorno della Juve finalmente in questa fase conclusiva della Serie A del nostro campionato che ci farà capire come potremmo ufficialmente ricordare la Juventus da qui in avanti, ovviamente la Juventus 21-22, la prima Juventus dell'Allegri bis. Adesso inizia veramente il periodo tosto, inizia il periodo in cui le partite saranno pesantissime, perché perdere punti contro qualsiasi squadra in questo momento equivale a buttare via tutto, perché quando mancano poche partite di questo ovviamente stiamo parlando, inizia ad essere abbastanza teso, preoccupato e anche ansioso, perché Juventus-Inter è una vera e propria partita a spartiacque. Ci sono 3 possibilità. Vinci, superi l'Inter, sorpassi l'Inter, coloro che ne hanno una da giocare, ma veramente ti proietti in una posizione di classifica che non avresti mai immaginato. Pareggi, continui la falsa riga di questa Juventus che mai in un campionato è riuscita a vincere uno scontro diretto, e questo dovrebbe poi farti ragionare su diverse cose. In realtà ti dovrebbe far ragionare comunque, nonostante un'eventuale vittoria, ma sicuramente non vincere contro l'Inter ti proietta in una posizione in cui dici: oh, però, attenzione, in questo campionato mai battuta una delle prime 4 in classifica? Mai? Questa cosa è terrificante. Se perdi, ve la regalo tutta. Se stiamo 2 settimane, ci facciamo un marzo in cui eliminati dal Villarreal per 0-3 in casa, Dybala che non rinnova, va via a parametro 0 perché la Juve non offre nemmeno il contratto, l'Italia esce dal mondiale, stiamo 2 settimane senza Juve, quando torniamo poi perdiamo dall'Inter, disastro. Quindi ci sono 3 possibilità. E ognuna di queste possibilità ti apre una serie di argomenti, di ragionamenti, di posizioni completamente differenti. Ad ogni modo, domani non solo questa la settimana di Juventus-Inter, domani si gioca Italia-Turchia, anzi Turchia-Italia, una delle partite credo più inutili della storia di questo sport, che è utile per un discorso di ranking UEFA, perché l'Italia potrebbe andare su, andare giù, non si gioca il mondiale, è la finale degli sfigati, perché domani sera è la finalina degli sfigati nel playoff mondiale di quelli che non ce l'hanno fatta e che vanno lì con la depressione in corpo soltanto per far giocare qualche giocatore che magari non ha ancora giocato. Ci sono diversi atleti della nazionale che sono tornati a casa a preparare le partite con il club, scelte abbastanza così anche da parte di giocatori come possono essere Insigne e Immobile, che sono presi dalla critica e sono messi al di sopra di tutto il resto. Tante persone pensano che se non si è andati al mondiale è proprio perché Insigne e Immobile l'altra sera con la Macedonia sono stati nulli. Io non do tutta la colpa a loro, però ovviamente sono stati alcuni tra i peggiori in campo, tra gli assenti, i grandi assenti, gli invisibili, e attenzione che potrebbe essere anche una delle ultime partite che hanno fatto con la nazionale, tornare addirittura a casa per preparare la partita del club. Insomma, ce ne sono tanti altri, per dire, c'è Giorginio, c'è Verratti. In ogni modo, vabbè, è una cosa che non condivido, per quanto la partita sia scema, stupida, tornare proprio a casa e abbandonare il gruppo, bah, non la vedo una cosa logica. Tra l'altro Mancini dovrebbe rimanere come CT della nazionale, io lo dico proprio tranquillamente, forse è una popular opinion, ma credo che sia la scelta giusta, perché vedo abbastanza logico proseguire con Mancini. È vero che è stata una delusione incredibile non essere andati al mondiale, però ribadisco, per quanto sia peggio, perché tu sei campione d'Europa e non vai a giocarti il mondiale, per quanto sia peggio, perché è una partita secca con la Macedonia piuttosto che una partita andata e ritorno con la Svezia, per quanto sia peggio, perché è peggio rispetto a 4 anni fa, vedo tante più cose a cui aggrapparsi per ripartire. Ne ho già parlato, lo vedo sì un disastro vero e proprio, però tagliare la testa di Mancini, magari per salvare anche tante altre cose che nel nostro calcio non funzionano o che non hanno funzionato da luglio in poi, perché
Abbiamo visto l'europeo come il rinascimento del calcio italiano e quindi un nuovo modo di vedere la nazionale, un nuovo modo di giocare anche della stessa nazionale, un modo in cui finalmente venivano fuori alcuni giocatori che erano idolatrati, che quando erano appartenenti ai settori giovanili sembravano esplodere, che magari non sono diventati titolari subito o che magari erano talenti che da anni si pensava che, e finalmente ci siamo arrivati, 6 mesi dopo tutto da buttare via. Credo che sia sempre questo modo di estremizzare. È ovvio che siamo tutti delusi, ma è anche ovvio dall'altra parte che Mancini abbia fatto sicuramente un ottimo lavoro fino adesso. Io rimango sempre quell'idea, cioè il calcio vive di episodi, cioè il calcio è uno sport completamente episodico. I 2 rigori di Jorginho, il gol a porta vuota che si mangia Berardi, il tiro di Trajkovski, sono cose allucinanti, ma non possono oscurare quel di buono che sicuramente Mancini e il suo staff hanno portato alla nazionale. Io sono d'accordo su proseguire con Mancini, anzi mi avrebbe dato l'idea di volersi arrendere, buttare alle ortiche tutto quello che si era costruito in questi anni. Poi mondiale rimane una delusione incredibile, è ovvio che penso lo stesso Mancini sia lì a rodere, che gli dia fastidio in una maniera assurda, però banalmente ragazzi non prendiamoci in giro, se l'alternativa doveva essere Cannavaro, che fino adesso ha allenato come no, Gattuso che non ha dimostrato chissà che cosa da allenatore, per dire banalmente Gattuso, il Napoli l'anno scorso arriva quinto con Gattuso, non fa mercato, prende solo Juan Jesus, e questo stesso Napoli, identico rispetto a quello che aveva Gattuso in mano, è a giocarsi la Serie A, non è un attacco a Gattuso, però capiamo che probabilmente in questo momento serve altro, e se pensiamo a Mancini, se pensiamo a Gattuso, sono dell'idea che Mancini sia molto più idoneo in questo momento per esperienza e per quello che ha dimostrato in carriera a ricoprire quell'incarico. Dall'altra parte c'è Pirlo, lo stesso Pirlo che era da noi l'anno scorso, l'abbiamo conosciuto, una fantastica idea di gioco, ma non abbiamo avuto la sensazione, soprattutto nel finale di stagione, quindi questo momento che adesso la Juventus di Allegri andrà a vivere, che Pirlo avesse quel qualcosa in meno ancora, ma grandi prospettive per il futuro. Per me Pirlo diventerà un ottimo manager, ma in questo momento non è ancora pronto, quindi se devo scommettere per forza di cose su un eroe del 2006 perché fa figo, tengo Mancini assolutamente. Poi questa è la mia posizione, capisco che possa anche essere ipocrita il ragionamento rispetto a quando Ventura non ci fa andare al mondiale 4 anni fa e io lì avevo detto testa di Ventura, prendere e buttar via, ma vedo tante più cose positive a cui aggrapparsi in questo momento proprio con Mancini, è quello che ci ha fatto vedere Mancini. Poi magari sono un illuso io e mi aggrappo all'idea che abbiamo vinto l'europeo, e quindi non è riconoscenza, non è solo riconoscenza, è che secondo me è giusto dare continuità nonostante dei periodi non fantastici, e questo non lo è, perché purtroppo l'Italia che salta 2 mondiali non lo è. Rimanendo su Italia-Turchia, dico anche che domani mi piacerebbe vedere Chiellini, Bonucci, Locatelli, De Sciglio non giocare o comunque fare pochi minuti. È vero che Chiellini potrebbe essere all'ultima apparizione, anzi, togliamoci ogni dubbio, molto probabilmente sarà all'ultima apparizione con la maglia della nazionale, quindi potrebbe essere un addio. Però, viste e considerate le condizioni di Chiellini, se sarà addio, come probabilmente sarà addio non solo all'Italia, ma anche alla Juventus, perché dovrebbe concludere questa stagione e poi concentrarsi su altri campionati, come esempio l'MLS, dove potrebbe concludere la carriera, mi auguro che possa essere un saluto nei minuti finali, una passerella d'addio, una standing ovation, il riconoscimento doverosissimo all'ultimo capitano che ha alzato un trofeo con la maglia della nazionale, ma che non sia un titolare, che non venga spremuto, viste le condizioni fisiche precarie di Chiellini da qualche anno a questa parte. Dall'altra parte Bonucci, che ultimamente ha avuto dei problemi fisici, quindi qualche minuto per testarlo, sì, ci sto alla grande, torna utile, ma se devo rischiare di perdere Bonucci con una ricaduta perché viene fatto giocare più tempo quando ancora non è al 100%, perché comunque i medici della nazionale non sono gli stessi medici della Juventus, magari hanno anche dei dati differenti, magari uno cerca di accelerare, cerca di metterlo in campo, quando invece dall'altra parte magari si è un po' più cauti, quindi occhio,
occhio. Loki invece torna dal Covid qualche minuto, mi piacerebbe vederlo, almeno un tempo, comunque una mezz'oretta, quindi magari non da titolare, ma l'ultima mezz'oretta sì, per vedere anche un po' il ritmo partita com'è. De Sciglio potrebbe starci anche magari dall'inizio, visto che domani si cercherà di dare un po' di continuità a giocatori seconde linee o che magari non hanno giocato la partita con la Macedonia. Vediamo un po'. Fatto sta che Chiellini e Bonucci ci andrei molto cauto, Locatelli testarlo, perché comunque post-Covid sicuramente non sarà al 100%, De Sciglio penso che sia bene o male l'unico che potrebbe giocare un po' di più. E attenzione che, proiettandoci verso sempre Juventus-Inter, c'è da fare un discorso inerente agli altri nazionali, perché noi giochiamo domani sera, quindi verosimilmente mercoledì, tutti i giocatori dell'Italia, della Juventus, quindi quattro citati prima, dovrebbero ritornare appunto alla Continassa ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. C'è una partita in particolare che è Bolivia-Brasile, che verrà disputata il 33 alle ore 01.30, quindi mercoledì notte all'1.30 in Bolivia, il che significa che gioca la partita nella nostra notte, e poi è mercoledì e siamo in Bolivia, e quindi ci laviamo, rientriamo tutti insieme belli beati, arriviamo probabilmente in Italia tra giovedì, forse nella tarda serata di giovedì o comunque nel pomeriggio di giovedì, tra una cosa e quell'altra, e quindi siamo a disposizione dell'allenatore da venerdì. Quindi venerdì e sabato, due giorni per preparare un big match. Stiamo parlando di due giocatori che in questo momento sono di vitale importanza per la Juventus, perché sono Arthur, uno dei pochi centrocampisti a disposizione di Allegri, ma dovrebbe ritornare Zaccaria nei convocati, e Danilo, che in questo momento è il titolare che ti permette anche questo falso terzetto difensivo, un po' come avevamo visto con Pirlo l'anno scorso, proprio perché Danilo ha le caratteristiche per fare questa cosa qui. Quindi attenzione che Allegri potrebbe avere a disposizione la squadra al completo un po' più in là. E non solo, attenzione al contraccolpo psicologico che potrebbe avere Paulo Dybala, perché sicuramente questa settimana un po' così per Paulo Dybala sarà stata impegnativa a livello mentale, senza contare che tra l'altro c'è Vlahovic che era rientrato alla nazionale per un affaticamento, vedremo come sta. Però su Dybala vorrei rimanere, perché il mancato rinnovo di Dybala sicuramente potrebbe provocare una reazione nei confronti del ragazzo, positivo o negativa, lo impareremo, lo vedremo. Fatto sta che il discorso di Dybala si incastra sul discorso dei rinnovi, perché lo sappiamo, ce ne sono altri 4 in ballo, e proprio tra giovedì e venerdì, nei giorni in cui dovrebbero rientrare bene o male tutti i calciatori della Continassa, dovrebbero esserci altri incontri per altri rinnovi e magari già delle ufficialità, delle note della società che ci dicono questo rinnova, questo non rinnova, che magari non note ufficiali ma semplicemente le parole di arriva bene, come è stato per Dybala, e dovremmo avere una situazione di questo tipo: rinnovo a ribasso biennale per Juan Cuadrado, rinnovo a ribasso per De Sciglio, rinnovo, non ho capito se a ribasso o a rialzo, perché le valutazioni sullo stipendio di Perin variano molto, non ho ancora trovato esattamente una fonte concordante con quell'altra, però anche Perin dovrebbe alla fine rinnovare il contratto con la Juventus se fare ancora una volta il secondo portiere a Wojciech Szczęsny. L'unico che dovrebbe avere lo stesso destino legato a quello di Paulo Dybala, quindi uscita, non futuro la Juventus, non continuare più insieme, è Federico Bernardeschi. Vedremo se sarà così. Ovviamente Bernardeschi non sarebbe dell'idea di accettare un rinnovo a ribasso e non vorrebbe scendere da quei 4 milioni circa che percepisce al momento, ma la politica della Juventus è chiara, è proprio una scure che va a tagliare i rami secchi o comunque ti propone qualcosa per rimanere, patto che tu vada a scendere di tanto da quello che è la tua idea. Una Juve molto cinica, molto aggressiva sotto questo punto di vista, e che si proietta già al mercato. Ci sono altri nomi che sono venuti fuori oltre a quelli che abbiamo fatto, anche solo Italjuve di cui abbiamo parlato sabato. Per il momento direi che basta così, abbiamo già fatto circa un quarto d'ora di registrato, non vorrei appesantire troppo il video. Se vi fa piacere, magari ne parliamo nel pomeriggio, che tra gli altri c'è anche un giocatore brasiliano appunto che potrebbe incastrarsi bene con Arthur, Danilo e tutti questi giocatori qua. Fatemi sapere un po' le vostre considerazioni su tutto il discorso che abbiamo fatto. Ho toccato tanti temi, me ne rendo conto, ho cercato di stringere e di fare due parole per ognuno, però sicuramente ci sono tanti argomenti in questo video. Ci vediamo oggi pomeriggio.